thriller anche, fino alla fine non sai come finirà questa faccenda, se con la decapitazione di qualcuno oppure no. Il duca si allontana perché vede il vizio delle città, può essere oggi la droga, la piaga della droga, la piaga della violenza, del malaffare o anche semplicemente la movida un po' estrema. Ecco, lui si allontana da questo e scopre che il male sta proprio tutto da un'altra parte. Angelo è un appassionato di legge, convinto che con la legge, che la legge in qualche modo contenga così tanto la giustizia da poterla applicare alla lettera senza guardare in faccia a nessuno. E lui dice anche: se fosse mio figlio, mio fratello, domani morirebbe perché ha commesso questo reato, condanna appunto a morte Claudio. Però poi lui stesso si trova imbrigliato in una passione umana, dove le regole non servono più a niente, c'è cioè un amore passionale e sconvolgente che lo decentra dalle sue convinzioni e lo mette profondamente in crisi, prima di tutto, e non sapendo come gestirlo, arriva a fare una vera e propria concussione, a ricattare la sorella di Claudio, che è una novizia, e quindi a costringerla a un ricatto sessuale praticamente, fino a che il duca, sotto mentite spoglie, poi insomma, questa è la sinossi. Il personaggio di Isabella è il contraltare di Angelo, è il suo antagonista, se vogliamo, perché Angelo crede ciecamente, ha una forte fede nella giustizia, intesa come legge, come codici, come applicazione di regole. Mentre Isabella, come donna di chiesa, perché è una novizia, sta prendendo i voti per andare in convento, crede fortemente nella spiritualità e essendo una novizia cristiana, crede in un Dio che è misericordioso e in un Dio che perdona, che ha a cuore i suoi figli, i suoi fratelli, che quindi non può tollerare pena capitale e in più è motivata dal fatto che ama suo fratello e ne riconosce il peccato, ma chiede di poter condannare la colpa e risparmiare il peccatore. E questa cosa, questo è uno scontro dialettico molto bello, che è un po' il fulcro, se vogliamo, della parte seria della storia, della parte meno di commedia. E la misericordia, la pietà e la grazia fanno parte del nostro vivere anche in modo laico, perché altrimenti non ci rispecchiamo più negli altri esseri umani e la mera applicazione di regole può portare a scontri violenti, a guerre, anche sul piano più planetario. Questo applauso che chiedo alla fine a Shakespeare è perché lo spettacolo è nato, come tanti altri spettacoli, l'anno scorso, nel 16, a 400 anni dalla morte. È stato il più grande drammaturgo dell'occidentale, di ogni epoca, a mio avviso. Aveva un intuito teatrale impressionante, come dire, lo senti da teatrante, lo senti come un illustre collega del passato, non lo vedi come un uomo lontano, ma come uno che sapeva come riempire i teatri e ci riesce più o meno ancora oggi. Aveva dei sistemi anche hollywoodiani, ha inventato il cinema in qualche modo con il suo teatro, nel senso che gli spostamenti avvenivano in un secondo, cioè in una scena entrava un'altra scena ed era una dissolvenza, cioè ha inventato dei sistemi per raccontare rapidamente storie dove ci si poteva spostare. Poi noi secondo me dovremmo dire anche un altro grazie al grande Garboli che ha fatto questa bellissima traduzione, perché poi Shakespeare noi abbiamo la fortuna, come dicono gli inglesi di noi, di sentirlo tradotto. Per loro è molto più ostico andare a teatro e sentire Shakespeare. Grazie a Garboli abbiamo veramente per le mani una traduzione straordinaria che non è mai banale né nel comico né nel tragico, ha un suo ritmo molto preciso in italiano, usa l'endecasillabo laddove c'era il blank verse e la storia è lunga perché è articolata, noi andiamo molto veloci, non è che ci prendiamo delle pause, delle riflessioni, è tutto molto rapido, ma ci sono tanti eventi e quindi è una storia articolata. Farlo accadere per tanto tempo significa incollare gli spettatori, quindi è una prova. Se vogliamo, rispetto ad altri spettacoli più corti, questa è una prova maggiore di tenuta.